In Italia è un posto così, nemmeno a dire che lo chiuderebbero, ma gli darebbero proprio l'opportunità di esistere. Eccoci qua, per quanto possa provarci, so benissimo che questo sarà uno di quei classici video dove l'unica cosa che apparirà è un occidentale non abituato a vedere certe dinamiche sociali che vedendole si stupisce. Dinamiche che in paesi come la Cambogia sono all'ordine del giorno. Quindi, proprio per questo, sfogatevi nei commenti, trattatemi male. Però l'unica cosa che vi chiedo è di farlo con amore. Prima di cominciare, un'altra piccola premessa, se siete deboli di stomaco, questo non è il video per voi. Skippate. Creo questo contenuto perché la cosa che ho visto mi ha fatto talmente schifo e allo stesso tempo talmente rabbia che non potevo non realizzare questo contenuto per comunicarvelo. Arriviamo al sodo, di cosa sto parlando? Mentre stavo ritornando al mio hotel dopo una giornata bella intensa dove sono successe tante cose che avete visto nei video passati, mi ritrovo, senza volerlo, davanti a un posto che in qualche modo mi incuriosiva. All'esterno si presentava come un classicissimo capannone. Infatti, una volta entrato, lo era. Pieno di ragnatele, barili qui e lì. Aveva tutto l'aspetto di un posto letteralmente abbandonato. Se non fosse che aveva una chicca. C'è un odore che più che insopportabile è ingestibile. Veramente ingestibile. Una puzza talmente forte che in quel momento mi veniva voglia di vomitare. Ma pesante. Sempre più incuriosito di questo posto, perché oggettivamente mi faccio mai i cazzi miei. Passo dopo passo, non solo la puzza si intensificava, ma anche i suoni che sentivo. E quello che da lì a poco avrei visto, per me veramente non ha senso. Queste signore che, come delle macchine sedute per terra in mezzo a mille carcasse di pesce che loro stesse avevano tagliato. Ci tengo a specificare che in Cambogia in questo periodo ci sono 37 gradi. 37 gradi. Fa un caldo bestia. In pieno il giorno. Qualsiasi cosa voi lasciate un attimo al sole o comunque anche se non al sole, all'ombra in questo caso, marcisce, cioè non può non marcire. Non per niente, camminando un pochino, in quelli che erano letteralmente fiumi di sangue di pesce, c'erano vermi ovunque. Situazioni igieniche al limite. Dopo un po' non senti nemmeno più la puzza, gli odori. Però immagino si erano talmente impregnati i miei vestiti che dovrò lavarli per forza. Cioè, sto posto è assurdo. Ma è assurdo per le condizioni di lavoro e per le condizioni igieniche. In Italia è un posto così, nemmeno a dire che lo chiuderebbero, ma gli darebbero proprio l'opportunità di esistere. Poi una delle tante cose che mi ha stupefatto è stato vedere questo ragazzo che letteralmente con una pala caricava questa cesta che poi trascinava per portarla successivamente a quelle che dovevano essere vasche di conservazione dove veniva messo principalmente sale. Guardandolo bene, cioè, vi fa passare completamente la voglia di andare in palestra, perché dite ma che vado a far fare palestra? Cioè basta trascinare una bacinella di pesce marcio di 50 kg tutto il giorno e alzarla. È così che si fa il fisico. Oltre alle persone che ci lavoravano in questo stabilimento c'erano anche dei bambini che probabilmente mi viene da pensare che siano i figli di qualche signora che stava lavorando lì. In quel marciume totale il loro gioco era picconare delle teste di pesce ormai tagliate. E uno degli aspetti che mi ha fatto molto pensare è il fatto che quello che per me e che per molte persone potrebbe essere letteralmente assurdo, anche perché come ho già detto un posto del genere in Italia non avrebbe proprio l'opportunità di esistere. Allo stesso tempo per queste persone è la normalità. Ogni giorno vanno lì nel pesce, marcio, non marcio, sangue, vermi e lavorano. Dopo un po' di tempo ti abitui, come ci possiamo abituare a qualsiasi situazione. Però allo stesso tempo, se da un lato sono dinamiche normali in paesi poveri come può essere la Cambogia, mi ha fatto comunque una rabbia bestia vedere certe cose. Le condizioni di lavoro di queste persone e la situazione in cui si trovavano. Una rabbia che era correlata alla domanda, ma che bisogno c'è di lavorare in questa situazione? Dove lavori tutto il giorno a contatto col pavimento, tagliando pesce e in più a mani nude. Almeno il senso dell'umorismo non gli è passato, almeno quello. Mamma mia, ma come fa a mani nude?
C'è da dire che tutto questo parte dal presupposto che con un caldo così forte e con la mancanza di strutture refrigeranti è veramente complicato poter gestire una cosa del genere. E non dico che sia una cosa semplice, però allo stesso tempo se io vedessi una persona, come capita qui in Cambogia, vendono pesce o vendono carne, che magari le vedi che sono persone singole, che hanno il loro baracchino e solo quello hanno, e le situazioni igieniche sono veramente all'estremo. Quella roba lì in qualche modo la posso anche capire, ma un'azienda, perché questa era una vera e propria azienda, dove ci lavoravano 30-40 persone, non dico devi avere l'impianto più pulito e perfetto del mondo, ma siamo nel 2024 e fai lavorare le persone per terra. Per me questa roba non ha senso. Non ha senso perché in Cambogia, fra tutta la distruzione che ho visto e che sto vedendo, allo stesso tempo ci sono tante piccole attività, come quella lì che avete visto nel video precedente a questo, di giovani che in qualche modo, anche se hanno poco, però quel poco che hanno lo sistemano al meglio, lo gestiscono al meglio. E quindi non è tanto cosa hai, ma come fai le cose. E la mia rabbia derivava dal fatto: ma cazzo, ma cosa costa mettere un paio di tavoli? Cosa costa prendere delle sedie, organizzare un po' meglio il tutto in maniera tale che queste persone non stiano in quella situazione lì? Ed è stata più una rabbia di, non tanto di critica, ma di voler fare qualcosa per cambiare questa roba qui. Cioè, mi stava venendo da dire che ti vado a comprare io due tavoli per sistemare sta roba qui. Questo comunque succede nel mondo. Ricordiamoci sempre che il mondo lo vediamo su una cartina, separato tra delle linee che noi ci siamo costruiti. Fatto sta che non è che se una cosa del genere succede in Cambogia allora non è più una questione nostra. Se succede nel mondo è un problema di tutti. E in qualche modo questo viaggio mi sta dando lo sprono e la rabbia giusta che prima o poi sono convinto che mi porterà in qualche modo a contribuire da un punto di vista puramente pratico anche in queste situazioni. Non so ancora come, non so ancora quando, però la sensazione è quella. Comunque dopo tutto quello che avete visto, sì, questo è una cosa che succede in Cambogia, ma non tutta la Cambogia è così. E la cosa bellissima di questo paese è veramente vedere i giovani che vanno in contrasto con queste dinamiche e cercano di contribuire al massimo realizzando delle cose veramente fatte bene, nonostante abbiamo veramente poco. Più che mai sto imparando in questo viaggio che non è tanto quello che tu hai che fa la differenza, ma come fai le cose. Nuove consapevolezze dai viaggi. Detto ciò, ho tanta speranza per questo paese, vedere le nuove generazioni come fanno le cose. Sono sicuro che un po' alla volta, senza non pochi sforzi, emergerà. Ma voi? Ah, il signore ha fatto il suo acquisto. Se lo mette sul carretto. E che acquisto? Padre, non avrei mai immaginato che esistesse un posto del genere. Porca puttana. Bello esplorare. Solo che poi, quando hai le scarpe che puzzano di pesce, pesce marcio, ti tocca lavarle. Fanculo.